Will Holtz undicesimo e il vincitore in tempo reale della Sydney Hobart dopo che era stato cancellato dalla giuria internazionale, a seguito di una protesta presentata dal comitato di regata. Il comitato di regata aveva asserito che aveva violato le regole di gara, omettendo di avere una radio operativa mentre entrava nello stretto di Bass. È la quinta vittoria in 6 anni. Il Super Maxi ha terminato la gara col tempo ufficiale di 2 giorni, 7 ore, 37 minuti e 20 secondi. Questa è la quinta volta, ma non è un record. Il record di 7 vittorie è detenuto da Morna. Vinse nel 1946, nel 1947 e nel 1948, poi nel 1954 e ancora nel 56, nel 57 e nel 60. Il 100 piedi Super Maxi Investec Leale è stata la seconda barca a terminare la Rolex Sydney Hobart, 3 ore e mezza dietro la vittoria in tempo reale del vincitore Will Holtz undicesimo. Investec Loyal ha tagliato il traguardo alle 00:11:34 secondi della mattina di mercoledì. Finora 16 barche si sono ritirate dalla gara per la burrasca da sud al largo della costa del New South Wales, ancora prima di entrare nel tratto più famoso della regata di 628 miglia nautiche. Lo yacht di Gough Becher, Secret Man Business, è il vincitore di classe IRC1. Tagliare la linea del traguardo ieri è stata una fantastica sensazione di sollievo, un grande lavoro, è stato duro fino a Hobart. La squadra ha fatto un lavoro fantastico e tutti hanno fatto un lavoro fantastico ed è un grande risultato per noi, per il club e anche per lo sponsor Rolex. Sul serio, credo che possiamo goderci il resto del pomeriggio.